ultimi raggi di un sole abbagliante sui campi di girasole. L'estate sta per abbandonare la terra, ma questa terra attende la nuova stagione con trepidazione. Non teme le brume, i primi ruggiatosi mattini, i colori che si confondono tra cielo e terra. Dolci colline del Monferrato casalesi, l'autunno è un'esplosione di colori. Le terre sabbiose, la vigna, che ha dato i suoi frutti e che ora si gode la propria bellezza di foglie rosse, violacee e vermiglie, i tramonti infuocati. Nell'aria il profumo dell'uva che si fa pregiata barbera, la calda accoglienza dei suoi borghi incantati, i paesaggi improvvisi, languidi, sorprendenti. In questa atmosfera intatta, il viandante curioso può scoprire che questa è terra di castelli come poche in Italia. E come ai tempi del loro fulgore, addentrarsi nel passato grazie a un viaggio nel tempo. Antica quanto l'uomo ed evoluta quanto il mondo, qui l'arte del fare il vino è sapienza di tutti. È vino di casa, da offrire al pranzo domenicale, da bere in compagnia. Una tradizione che è diventata etichetta, segno di raffinatezza e nobiltà. Esportata in tutto il mondo e celebrata da enologi e sommelier. Ma prima di decantare sulla tavola, le bottiglie ritornano alla terra. Eccole negli Infernò, vere e proprie gallerie e cantine scavate nel tufo. Qui prendono corpo fragranze, qui si libera l'anima del vino, qui si racconta la sua storia. È un luogo di convivialità, dove alla degustazione non può mancare il rito di pane e salame. Dalle nostre parti i bambini imparano l'aritmetica contando pezzi di tartufo. Da noi l'autunno glorioso ha questo profumo, pungente e persistente. I tartufi si ammirano, si pesano, si contrattano. I tartufi si vantano in tavola, sui piatti tipici della tradizione, in creative ricette di innovazione. Turismo enogastronomico, certo, ma non solo. La nostra capitale, Casale Monferrato, offre incantevoli scorci di palazzi barocchi e torri medievali affacciati sulla vita che in questa città scorre lenta, a misura d'uomo. Da qui
la via verso le colline che porta verso i tanti castelli della zona. Come il pittoresco castello di Camino, dall'ampia mole merlata che domina la valle. O quello di Murisengo, il cui profilo appare come in un libro di fiabe. Tra stradine che si snodano sulle colline sorgono graziose chiese di campagna e commuovono lo sguardo incantevoli pievi romaniche. Luoghi dello spirito che segnano la strada al pellegrino in viaggio per il santuario della Madonna di Crea, percorso votivo che trova la sua grazia nella Cappella del Paradiso e la sua magnificenza nel capolavoro architettonico dell'Abbazia di Santa Maria di Vezzolano, col suo portale in cotto e arenaria, con i suoi interni che trasmettono purezza e raccoglimento. Spiritualità, cultura gastronomica, arte e musica, e a ciascuno la propria colonna sonora. Concerti sinfonici, musica da banda, folklore musicale di piazza. Lasciarsi andare. Lasciarsi sedurre per scoprire inaspettati tesori in attesa di un ricordo. E poi il silenzio delle colline, l'immobilità della sera, prima che il gallo canti.